Le lapidi italiane del cimitero non vanno oltre la metà del Novecento, al genocidio e alla fuga degli italiani. La più gran parte ha subito i danni del tempo, delle intemperie e dell'abbandono. Quella che doveva essere una cappelletta ha quest'albero che le cresce dentro. Nel censimento del 91 fatto dai croati, qui a Montona si dichiararono italiani in 126 su 2600 censiti. Tre anni dopo, nella stessa area, gli italiani censiti erano un caso impossibile di crescita demografica, circa mezzo migliaio, e soprattutto nel contado, che è sempre stato croato. Non è mistero che possa essere risolto qui. Per noi, Montona, battuta dalla bora fredda e tagliente, è stato solo un incrocio di vie deserte e di impannate chiuse. C'è un altro mistero a Montona. Troppi cani per ogni cascina. Ma è mistero presto risolto perché veniamo scambiati per acquirenti di tartufo. Questo signore è il campione locale dei Trifulau, o come diamine si dice in croato. Ma dove li trova, chiediamo? La sua risposta ha dell'incredibile. Pensando alla aura di mistero di cui si circondano i cercatori piemontesi. Ce n'è dappertutto, dice. Venga, che le faccio vedere. Su, piantati, su, tutti. Su, brava. Brava tutti, brava. Adesso... In stagione di tartufo, qui ogni fine settimana è pellegrinaggio, dal Veneto e dal Friuli. Il tartufo è a buon prezzo e il resto d'Italia ancora non lo sa. Pola, nell'Istria ora croata, è come uno di quei santi che la riforma liturgica ha radiato dal calendario. Zagabria, cioè, l'ha retrocessa. Zagabria ha l'ossessione di croatizzare l'Istria, come l'Italia a suo tempo aveva quello di italianizzarla. L'arena romana non era facilmente croatizzabile, e le piazzette veneziane nemmeno, e neppure l'architettura asburgica o lo squadrato piacentiniano del ventennio. Anche i cantieri navali avrebbero raccontato che questo fu, per Tito, il bastione dello jugoslavismo in Istria. Capoluogo di contea, da cui ora Pola deve dipendere, è diventato questo paesotto cubo di montagna, Pisino. È etnicamente croato, architettonicamente croato e pateticamente inadatto al ruolo che hanno voluto fargli assumere. Pisino esibisce pannocchie di gran turco, galline, panni stesi, un paio di vie commerciali e la foiba più grande dell'Istria. E qui c'è qualcosa che a un italiano appare come il massimo dell'imprevedibile e del peggior cattivo gusto tutto assieme, quell'insegna. Non c'è niente di negativo in sé nel termine foiba, fenomeno naturale, carsico, ma questa foiba, oltre a inghiottire un fiume, ha inghiottito italiani a migliaia, tedeschi, ustascia, cetnici o semplici rivali in affari o in amore. Dal 43 all'inizio del 49 ha ammorbato Pisino con atroci miasmi. Non è foiba da esibire, non è foiba da insegne. Sarebbe meglio, molto meglio, che ci edificassero sopra una gran croce come si fa sul cimitero, parola che nessuno metterebbe mai nell'insegna di un locale. La croce che non c'è sarebbe il monumento alle violenze etniche che dal 19 in poi hanno sconvolto questa penisola vissuta in pace nei 600 anni precedenti. A Zagabria come a Lubiana, in Croazia cioè come in Slovenia, oggi domina lo slovenismo o il croatismo che del comunismo e dello jugoslavismo vorrebbero essere l'opposto. Non dovrebbe quindi essere poi tanto difficile costruire questa croce che non c'è. Forse le difficoltà ad ammettere la tragedia vengono dal fatto che gli esponenti di punta dei nuovi estremismi erano conosciuti a suo tempo come ferventi seguaci dell'estremismo precedente.
accettano male, cioè, che l'Italia del 95 non voglia dimenticare senza prima conoscere. I morti italiani furono una quantità enorme, anche se c'è totale disaccordo fra gli storici sulle cifre del genocidio. Si va da qualche migliaio fino a 16.000, ma la verità, per quanto sempre atroce, sta probabilmente nel mezzo. Di certo sta la verità negli archivi storici di Lubiana e Zagabria, che non sono mai stati accessibili ai nostri studiosi. C'è una lettera di De Gasperi agli alleati nel 45, chiede notizie sulla uccisione di 2.500 italiani e della scomparsa di altri 7.500. La lettera non ebbe mai risposta. La strage cominciò dopo l'8 settembre del 43, quando nelle foibe finirono in 500 e molti di loro erano ancora vivi quando vi furono gettati. 2 anni prima l'Italia aveva invaso la Jugoslavia e i partigiani jugoslavi al tracollo del fascismo non fecero distinzione fra funzionari pubblici e gerarchi. Molto spesso, anzi, le due identità in Venezia Giulia avevano coinciso. Le vecchie carte geografiche mostrano, e per qualcuno sarà una sorpresa, che dal 41 al 45 il nostro confine era stato spostato a Levante fino ad inglobare anche l'attuale centro della Slovenia, oltre che tutta l'Istria e le isole del Quarnaro, che certamente erano italiane. Il prefetto di Lubiana non riuscì mai a prendere possesso reale della sede. Quella parte del territorio, ribattezzato dai tedeschi nel 43 litorale adriatico, sfuggì di fatto alla sovranità italiana fino a quando la Repubblica Sociale non vi distaccò la decima mas a tutela dei nostri connazionali. In quegli anni in Istria, come in Dalmazia, cioè la costa più a sud, avvenne quella tremenda sequela di fatti che contraddistingue la lotta partigiana: agguati, rappresaglie, rastrellamenti, e il contenuto delle foibe continuò a crescere. Nel 45, al momento della disfatta, l'Istria e Trieste caddero in mano jugoslava e gli alleati lasciarono fare. Trieste vi rimase in mano jugoslava, fra crimini e sangue, 40 tragici giorni, e l'Istria per sempre. Dal 45 in poi, per almeno 3 anni, gli italiani dell'Istria sparivano e nessuno al momento riusciva a rendersi conto perché. Poi, poco a poco, come una vena di terrore che serpeggiava per vie nascoste, la tremenda notizia delle foibe cominciò a diffondersi e la comunità italiana dell'Istria ne fu traumatizzata. La visse sia come pericolo immediato nella sua fase acuta, sia come possibilità sempre latente in quella successiva. Questo provocò l'esodo di massa. Con grave ritardo, pur sapendo molto probabilmente quel che stava accadendo con le foibe, gli alleati si decisero finalmente a sbarcare nel regno del terrore, ma i confini delle due zone di occupazione, zona A alleata e zona B jugoslava, vennero fissati in modo da permettere il consolidamento dell'amministrazione jugoslava al modo che sapete sull'intera Istria ad eccezione di Pola, enclave accessibile solo via mare. Si arrivò così alla fine del 47, al trattato di pace che sanciva il passaggio dell'Istria, Pola compresa, alla Jugoslavia, fatta eccezione per una zona costiera con Trieste al centro. Formava uno staterello chiamato Territorio Libero di Trieste. Il resto è storia recente: ritorno di Trieste e di Gorizia all'Italia, uscita della Jugoslavia dal Cominform, trattato di Osimo nel 75 con cui Italia e Jugoslavia riconoscevano lo stato di fatto e il passaggio dalla zona B alla Jugoslavia come definitivo, e infine dissoluzione della Jugoslavia alla morte di Tito. L'esodo degli italiani dell'Istria, 2/3 della popolazione, per tornare a quel che più interessa questa storia, si consumò tra il 45 e il 56, gli anni in cui quel desolante magazzino del porto di Trieste andò riempendosi di cimeli di vite stravolte. Per molto tempo intere regioni dell'Istria si erano andate spopolando, come per una nuova ondata di peste. Le città costiere erano rimaste in gran parte deserte e molti piccoli centri dell'interno, anche oggi, si presentano così. Gli
Gli ultimi che si aggirarono fra questi fantasmi di case a copertone furono i saccheggiatori. Cercarono tesori nella cripta sotto il pavimento della chiesa, ma dovettero trovare ben poco fra le ossa dei morti se spaccarono per sfregio le labili. Qui nel fine settimana si vedono macchine targate Trieste e gente che torna a rivedere le case che furono sue. Questo è il maggior punto d'attrito fra Italia e Slovenia e marginalmente anche fra Italia e Croazia. L'Italia chiede che anche agli esuli sia concesso di ricomprare le case, che venga esteso a loro quanto è dato ai cittadini della ex Jugoslavia. Cioè l'alloggio assegnato a suo tempo dallo Stato diventa proprietà di chi lo occupa previo esborso di una somma solitamente bassa. Elio Giukovac, che scappò di qui a 15 anni, non è la prima volta che torna. Andava e veniva, anche quando era poco consigliabile. Fa un mestiere poco rispettoso delle frontiere. Io non venivo qua perché io facevo contrabbando e poi... Faceva contrabbando? Sempre. Ah, di che cosa? Ma portavo gente oltre al confine, avanti in Drio, tutto quanto, negli anni indietro. E io lavoravo più per arrotondare e si faceva qualcosa. Poi mi hanno preso, mi hanno messo in prigione a Pola. Nel 55 sono ritornato in Italia, dopo sono andato in ferrovia in Rhodesia e dopo per mondo, insomma, ho avuto delle avventure e basta. Non è solo problema di case. Per gli italiani l'Istria è ricordo che brucia perché per 50 anni si è voluto dimenticare una tragedia senza nemmeno sapere che limiti avesse. Occorrerebbe che Lubiana e Zagabria aprissero gli archivi. L'Italia lo sta già facendo e la realtà che ne emerge è sorprendente anche negli aspetti accessori. Allora, professore, che c'è di tanto inatteso in queste carte che finora sono rimaste segrete? Direi che c'è la conferma ormai a quelle voci che erano un po' circolate e spesso smentite dall'una e dall'altra parte, ma ora definitivamente confermate da questi documenti, su accordi diretti che ci furono tra il ministro De Curten della Marina del governo Badoglio, ammiraglio, e direttamente il comandante Borghese della decima massa. Accordi che presero piede nell'estate del 44, nel momento in cui fu avvertita la tensione di confine e le prospettive del dopoguerra tra Jugoslavia e Italia, e trattative che coinvolsero anche la brigata partigiana Osoppo cattolica. Ci fu una collusione di interessi italiani a difesa dell'italianità di Trieste e dell'Istria da parte e del governo Badoglio e specificamente del comandante Borghese e della brigata Osoppo. Ma ci fu anche una collusione anti-italiana che vide, forse ancor più paradossalmente, dalla stessa parte della barricata, tedeschi, collaborazionisti Ustascia, domobranci croati sloveni e partigiani slavi. Tant'è vero che quando girò la voce di un possibile sbarco alleato in Alto Adriatico, sempre nell'estate del 44, da una parte i servizi informativi della Repubblica Sociale segnalarono chiaramente che le truppe collaborazioniste tedesche degli Ustascia sarebbero passate da parte partigiana, assieme addirittura ad Ante Pavelic. Direi che fu un complotto politico-militare anti-italiano. Si capì forse per l'ultima volta che in quelle terre l'Italia avrebbe potuto combattere unita per difesa di Trieste e dell'Istria. Di nuovo ci sono moltissimi documenti del Ministero degli Esteri della Repubblica Sociale che sono documenti di denuncia della politica tedesca, quindi l'alleato tedesco è messo sotto accusa dalle autorità della Repubblica Sociale Italiana per l'opera di snazionalizzazione di Trieste e dell'Istria e per l'opera contestuale di favore dell'elemento slavo, anche comunista. C'è da aggiungere oltretutto che durante gli anni di guerra le truppe regolari dell'esercito italiano in Jugoslavia si comportarono in modo tale a tutela della comunità ebraica che una relazione di Eichmann a Ribbentrop denunciava testualmente che gli sforzi compiuti dal Ministero per la Sicurezza del Reich per operare la cattura di circa 10.000 ebrei nel territorio croato occupato dagli italiani sono stati sventati per colpa dell'atteggiamento ostile dei comandi militari italiani. Lezione di letteratura italiana nella seconda ginnasio delle medie superiori di Buje, parte croata dell'Istria. La ragazza è figlia di un tedesco e di una slovena, ma preferisce l'italiano. È più facile, è più bello.
Più facile e più bello di che cosa? Del croato o dello sloveno? Del croato. E dal sloveno, che non mi piace, che non mi piace. E mia mamma anche si arrabbia sempre che non voglio imparare il sloveno, però non mi piace. Sì, no. Lo sloveno. Nei 25 anni e passa di Regno d'Italia e di era fascista, cercammo di italianizzare gli slavi con la forza. Proibimmo l'insegnamento in croato e sloveno e finì, come sapete, in foiba. Oggi sono invece gli slavi a italianizzarsi, scegliendo la scuola italiana. L'Italia, cioè, si riprende con la pace quel che perse con la forza. Ed ecco forse che si spiega perché Zagabria e Lubiana si irrigidiscono tanto sul problema delle case che gli esuli vorrebbero poter ricomprare. In Istria cambiano i regimi, cambiano le bandiere e, come sapete, cambiano i nomi. Gli istriani si adattano alle nuove forme per restare inchiodati alla sostanza che del nuovo regime, delle nuove bandiere e la negazione. Cercavamo Gallignana, data di nascita quella sulla pietra, e troviamo Grašice, ma è sempre la vecchia Gallignana con un numero di chiese sproporzionato alla quantità delle case che oggi in maggioranza sono disabitate. Fu Gallignana sotto Venezia, Gallignana sotto l'Austria, come si vede bene in questa cartolina coi saluti bilingui, e Gallignana fu sotto lo stemma sabaudo. Oggi sembra non aver più diritto al suo nome italiano, anche se ci sono una ventina di famiglie italiane che nessuno è riuscito ancora a schiodare di qui. La migliore anagrafe in Istria, la meno falsificabile, resta sempre il cimitero, soprattutto quando il documento è incastrato in qualche muro portante, cioè pericoloso da demolire. Bruno Baldè, 40 anni, sta rimettendo a posto il piano terra di un palazzetto del 600. L'accoglienza è istriana. Dopo il buongiorno, cioè, ti metti in mano un bicchiere di grappa. Beva, dice, che fora se bora. E qui di grappa ce n'è per sostenere un assedio di bora. A quanti anni ha questa sua casa? 500 anni. Ma è sempre stata sua? No. L'ha comprata? Sì, 2 anni che l'ha comprata. E di chi era prima? Del comune. E cosa vuol, ha detto che vuol farci? Faccio una tipico di istriani, una cantina. Per i turisti? Per i turisti, sì, per i paesi tutti. Ma se mezzo paese sta venendo giù, per esempio quel palazzetto dei Salomon lì è tutto rovinato e casca a terra. Se non lo accomodate i turisti non vengono più. Mi pare no. Ma dentro ci sono ancora i mobili? Sì, c'è tanto mobili dentro. C'è tante specchiere, tante comodine, tante vetrine già dentro, anche in clavier già dentro, per e suonare. Il vecchio pianoforte antico, pianoforte la antico. Spinetta? Sì, sì, tanti già dentro. A Gallignana abbiamo appuntamento con Ivan Jakovčić, presidente della Dieta Democratica Istriana, il fatto politico nuovo, un buon 70% dei voti istriani, il che a Zagabria non deve far molto piacere. La Dieta vuole la autonomia regionale dell'Istria, come primo punto, e secondo punto del nostro programma è la regione transfrontaliera Istria come euroregione in Europa delle regioni. Ma avete considerato quanto sarà difficile, dati i picchi di isteria nazionalistica, che la politica va toccando sia a Zagabria che a Lubiana? Sì, la situazione sicuramente non è facile, per l'Istria vuol dire una grande lotta, lottare contro i nazionalismi che esistono nel nostro paese. Comunque devo dire che noi non molliamo, andiamo fino al fondo e resistiamo sicuramente. Perché tanti adesso si dichiarano italiani e così pochi prima? Per esempio a Montone in 3 anni gli italiani sono più che triplicati.
Sicuramente questo grazie per via della politica della dieta democratica istriana. Noi abbiamo praticamente liberato il spirito dell'autoctonia in Istria e la gente si sente più felice, si sente più libera e dice sì, noi siamo italiani, noi siamo istriani, per cui questo vuol dire molto per la componente italiana dell'Istria. Cala il buio precoce delle sere di gennaio. Ginetta, la campanara di 70 anni, chiama in chiesa per la benedizione, ma non saranno in molti. Le finestre illuminate fra quelle che hanno ancora i vetri non sono più di una decina. Il suono delle campane nel buio mette un groppo in gola. Sembra il segno di una ostinazione caparbia e sfortunata, l'ostinazione di Gracis a restare gallegnana, o più in esteso degli istriani a governarsi da soli, accettando di essere diversi, ma tutte facce dello stesso prisma. L'Europa dovrebbe riflettere con più attenzione sul fatto che l'Istria, come la Bosnia, è uno spazio multinazionale violentato, è un'area a rischio, anche se l'Italia non è la Serbia o la Croazia, e nessuno a Roma sogna guerre di liberazione. L'Istria non è pura Slovenia nella parte slovena, né pura Croazia in quella croata, né tutta Italia in quella che parla italiano. È l'Istria, fenomeno a sé da preservare in pace. In morti ed esuli l'Istria ha già dato.